Per qual motivo i partiti di destra e di centrosinistra nelle loro campagne elettorali promettono sviluppo e investimenti per l'economia reale che poi nella programmazione dei nuovi governi scompaiono perché prevalgono gli argomenti finanziari del mercato, pur sapendo che i processi di finanziarizzazione sterilizzano l'economia e la stessa crescita dell'accumulazione capitalista? La chiusura del ciclo speculativo dell'estate 2007 con il connesso crollo del mercato e del credito mondiale ha portato a un rigenerato interventismo degli stati, dei paesi a capitalismo maturo, indirizzato però non al rilancio della produttività nell'economia reale, ma dal salvataggio del sistema bancario e finanziario. Tali operazioni, che puntano a ridare ossigeno alle banche, innalzano pesantemente il deficit fiscale dei paesi centrali, sia per l'entità delle somme impiegate, sia per la diminuzione degli introiti fiscali dovuta alla decelerazione degli investimenti produttivi causati dalla riduzione del credito alla produzione, che di fatto blocca i processi di credito e di crescita dell'accumulazione capitalista. In proposito, la Commissione europea indicava che nel 2009 i paesi dell'Unione europea si sono letteralmente giocati il potenziale di circa un terzo del loro PIL nell'aiuto delle banche in crisi, e ciò considerando complessivamente le immissioni del capitale, le garanzie per le banche, il ripristino di liquidità e anche la bonifica di quegli impieghi finanziari di cattiva qualità. Si tratta in effetti di una gigantesca operazione a favore di banche, sistema finanziario e imprese, per lo più medie e grandi, per trasformare il debito privato in debito pubblico. Si porta così la crisi del capitale in una direzione più pesante, che è quella relativa alla crisi economica e politica degli stati sovrani, sotto forma di crisi del debito pubblico. In tal modo il processo di privatizzazione, in atto fin dall'inizio della fase neoliberista, come un ulteriore tentativo per occultare gli effetti della crisi di accumulazione del capitale, che è legata ai processi di finanziarizzazione e di attacco generale al costo del lavoro, torna a essere attuale nel momento in cui la crisi di natura fiscale piega la sovranità degli stati. Perché il mercato, e quindi la sovrastruttura politica che lo rappresenta, è riuscito a convincere l'opinione pubblica che i punti deboli dell'economia europea sarebbero il costo del lavoro, il deficit fiscale e il debito pubblico? Per capire quello che oggi accade bisogna tornare alle modalità di costruzione del polo imperialista europeo, che si è realizzato intorno all'asse franco-tedesco e che ha privilegiato soprattutto gli interessi economici, finanziari, geopolitici della Germania. Di conseguenza, manipolare l'opinione pubblica dicendo che gli stati europei sono sull'orlo del fallimento serve a mascherare la crisi economica generale di accumulazione del sistema capitalistico e il disastro dei mercati creditizi e finanziari. Uno scenario che permette al mercato di richiedere ai governi la socializzazione delle perdite del sistema bancario, usando poi lo Stato per appropriarsi del denaro ottenuto dalle imposte e dalle tasse pagate dai lavoratori. Inoltre sono sempre più gli uomini del mercato che suggeriscono ai governi i tagli nell'amministrazione pubblica, le ristrutturazioni dei costi sociali e, dulcis in fundo, la riduzione dei cosiddetti costi del lavoro. In pratica, salvare l'Unione Europea significa salvare il modello di export tedesco e distruggere le possibilità autonome di sviluppo dei paesi europei dell'area mediterranea. È in questo ambito che si è scatenata la speculazione dei mercati finanziari internazionali sui titoli dei paesi volgarmente chiamati PIGS: Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Dopo la vicenda della Grecia si è cominciata a parlare di imperialismo tedesco. Le sembra corretto questa definizione? Lenin, nel suo libro sull'imperialismo, scritto oramai circa 100 anni fa, quando doveva schematizzare
la struttura imperialista di un paese presentava cinque condizioni, una delle quali era il potenziale militare effettivo e i suoi indotti dell'industria militare. Nello stesso tempo Lenin diceva anche che l'imperialismo non è solo una costruzione politica militare, ma soprattutto una costruzione economica. Purtroppo molti commettono l'errore di identificare uno Stato imperialista soltanto in funzione della capacità e dell'aggressività militare. In questo senso non si può parlare di imperialismo tedesco, è sbagliato politicamente, è fuorviante nell'identificazione del nemico da combattere. Oggi, pur non essendo l'Unione Europea dotata di un suo esercito e quindi non ha una chiara espressione violenta di imperialismo militare, però sta costruendo un polo imperialista europeo nell'interesse della borghesia transnazionale europea, che dopo 15 anni presenta evidenti caratteristiche di imperialismo economico e di imperialismo politico. Molti dicono che l'euro fu un supermarco imposto agli europei, senza il quale non sarebbe stato possibile trasformare l'Unione Europea in un'area controllata geostrategicamente dall'intesa franco-germanica. La Germania, in funzione della Guerra Fredda, divenne un soggetto politico chiave nello scacchiere internazionale, all'epoca centrato sul conflitto est-ovest. Per questo la borghesia tedesca, subito dopo la ricostruzione, adottò il modello esportatore, differenziandosi da quello statunitense. Per raggiungere questa dimensione internazionale, il capitalismo renano cercò il consenso dei sindacati, offrendo la cogestione, stipendi e salari da aristocrazia operaia. In cambio ottenne dai sindacati, in maggioranza socialdemocratici, una produttività altissima e nello stesso tempo la fine o quasi del conflitto di classe. In questa maniera la Germania diventa un paese con una forte industrializzazione esportatrice, sostenuta anche a livello statale, che però aveva bisogno di quattro elementi per rendere effettiva la sua crescita costante. Vale a dire, primo elemento, un'area commerciale con pochi concorrenti, una potenza cioè economico-produttiva con una semiperiferia europea deindustrializzata, impoverita e quindi assoggettata al potere neocoloniale tedesco. Due, il consenso politico. 3. Una leadership politica per imporre proposte legislative funzionali al modello esportatore. E 4. Una moneta forte. Quindi nasce l'Unione Europea. Nasce anche per essere allargata soprattutto nell'est e nel sud del Mediterraneo, per garantire il profitto alle economie di pochi paesi, tra i quali emerge la Germania, che oltre alla potenzialità industriale aveva anche un poteroso sistema bancario. Un contesto che nel 2002 cambia e si trasforma anche in area monetaria, imponendo l'euro con un tasso di cambio sulle monete da tutti considerato artificiale, gonfiato a favore del marco tedesco. Ricordo che all'epoca il cambio lira-marco toccava 950 lire, l'euro invece fu cambiato in Italia a 1936 lire, provocando onde inflazionistiche paurose che gradualmente hanno distrutto l'autonomia dell'economia di tutti i PIDs, di Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, abbattendo il potere d'acquisto salariale, permettendo alle banche tedesche e francesi favolosi guadagni con il finanziamento e la speculazione dei titoli sovrani dei paesi membri dell'Unione Europea. Quindi, ritorno alla domanda di prima, il nemico continua ad essere la Germania? No, in assoluto, ripeto no, perché la Germania da sola non rappresenta gli interessi di una nuova borghesia transnazionale, che con la costruzione monetaria dell'area dell'euro non auspica più il ritorno autoritario di un imperialismo teutonico. Alla fine quello che le eccellenze di Bruxelles vogliono è la creazione di un polo imperialista europeo, condiviso e accettato dai paesi dell'Unione e saggiamente rappresentato in primis dall'intesa franco-germanica. La novità è che la Germania, pur non avendo il potere militare, che all'interno di questo polo sta nelle mani della Francia, in funzione del suo potenziale politico, economico e finanziario, esercita il ruolo di leadership economico-produttiva finanziaria, pur non avendo un potenziale militare adeguato. Per questo tutti i paesi che sono divenuti membri dell'Unione Europea hanno dovuto in anteprima sottomettersi allo strapotere industriale produttivo esportatore tedesco.
ma i veri interessi sono quelli della complessa e articolata borghesia europea vincente che gioca la sua partita all'ultimo euro nella competizione globale interimperialista, anche se oggi nell'Unione Europea la Germania esprime il massimo della potenza economica, tecnologica e finanziaria, perché la Francia presenta un complesso assetto militare con una grande capacità di fuoco, un ampio raggio di azione e un potenziale nucleare non indifferente. Senza correre indietro nella storia, è sufficiente ricordare che fu il presidente francese Sarkozy a prendere l'iniziativa espansionista per eliminare il regime di Gheddafi, grazie alla quale le multinazionali francesi e quelle tedesche possono contare sulle riserve di petrolio e di gas della Libia, a soli 800 km dalle frontiere, riserva che Gheddafi aveva garantito alla Cina. Inizialmente i governi di Germania, Finlandia, Polonia, Olanda e Danimarca si erano rifiutati di ricevere gli emigranti. Adesso hanno fatto marcia indietro. Come interpreti questo repentino cambiamento di posizione? Nel giro di una settimana Angela Merkel e il primo ministro finlandese hanno modificato la posizione oltranzista che avevano assunto nei confronti degli immigrati. Quindi, anche gli altri paesi che avevano platealmente detto no, primo fra tutti l'Inghilterra e la Danimarca, hanno cominciato a parlare di solidarietà, di quote, di soluzioni umanitarie. Bisogna dire che questo cambiamento non è avvenuto perché la Merkel e il primo ministro finlandese si sarebbero ricordati di quello che Papa Francesco va ripetendo da quasi 2 anni. Il problema è un altro. Oggi c'è un flusso migratorio che parte dalla Libia e si tratta di un flusso di emigrati poveri e con bassi livelli di istruzione. Invece c'è un altro flusso che parte dalla Turchia, dalla Serbia, dalla Macedonia, formato in maggioranza da siriani e iracheni, profughi che a differenza degli africani e dei maghrebini è gente che parla 3 lingue, l'arabo ma anche l'inglese, il francese, hanno livelli di istruzione simili a quelli europei senza distinzione di sesso. Molti di questi erano commercianti, piccoli imprenditori o dei quadri tecnici con una specializzazione accademica, il più delle volte realizzata nelle università inglesi, russe, francesi. Diciamo che i meno quotati hanno fatto un dottorato nelle università di Beirut o di Amman. A questo proposito voglio fare un salto nel passato per ricordare che oggi in Italia la maggior parte dei manovali, degli idraulici, dei saldatori, gli operatori di macchine per l'edilizia o alimentari, eccetera, sono tutti albanesi, tutti rumeni, polacchi, ucraini. Se vai nel Triveneto, nelle famose industrie di elettrodomestici, tutti i pittori, gli incaricati della pulizia, delle catene di montaggio, sono sloveni, serbi o croati. Cioè, manodopera specializzata, che ha sostituito quella italiana perché costa meno, perché è più facilmente ricattabile dai padroni, perché è quella che accetta funzioni di lavoro agricolo. Infine perché è quella che maggiormente accetta le condizioni del pagamento in nero oppure i falsi contratti temporanei per permettere agli imprenditori di ingannare le autorità e i sindacati. Molti analisti hanno affermato che la solidarietà della Merkel e del finlandese Sipilä sarebbe una farsa, dal momento che gli immigranti siriani, quelli iracheni ed anche i pakistani in realtà sarebbero una massa di lavoratori specializzati che andrà a occupare a basso costo nelle fabbriche tedesche e finlandesi i posti di lavoro lasciati da quelli che stanno andando in pensione. Esattamente. Oggi un giovane operaio specializzato tedesco, finlandese, danese, olandese, come pure un tecnico in elettronico, in informatico, un'infermiera per le sale chirurgiche, costa molto alle imprese dei paesi nord europei. Diciamo tra i 3.000 e i 5.000 euro, se consideriamo i bonus di produttività, i contributi per la pensione, per la casa, per tutti quegli altri benefici che qui in Italia i nostri operai non hanno mai visto. Invece il lavoratore siriano, ad esempio, accettato come rifugiato per motivi politici o per motivi umanitari, in media costa 1.000 euro al mese, da non dimenticare che i rifugiati sono sempre sotto controllo, per cui una volta in fabbrica non parteciperanno mai a uno sciopero, non prenderanno mai una posizione critica contro i cosiddetti benefattori. Sono sotto prezzo e senza diritti.
i nuovi doppiamente sfruttati, super ricattati per la misera sopravvivenza, perché provenienti dai territori di morte voluti dalle guerre espansionistiche degli imperialismi USA, dell'Unione Europea, considerando anche il polo arabo.